Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica. Che giorno è oggi? 7 maggio, no, 6 maggio. Benvenuti a tutti quanti voi, buona fine settimana. A Milano c'è il sole, come vedete, insomma, una bella giornata. Altrettanto non si può dire per quelli che si devono occupare di politica, per i quotidiani, e anche forse per voi che vi ascoltate ormai con una specie di indolenza rassegnata a questo inizio che faccio da 60 giorni sulla crisi politica, più di due mesi a parlare di quello che succede. Insomma, i primi 2-3 giorni possono essere stati anche entusiasmanti perché è cambiato il panorama politico, ma adesso io penso che la gente si sia fatta veramente due balle così, dei trick e track di questi politici che ci dicono una cosa un giorno e un'altra il giorno seguente. Non che la politica non abbia una dimensione di opacità, di trattativa, di compromesso e anche di sua contraddizione, fa parte della politica, ma forse qui stiamo un po' esagerando. E oggi scopriamo che Salvini, anzi lo scopriamo ieri, apre a Di Maio, e oggi siamo lì tutti col fiato sospeso per sentire Rai 3 oggi che cosa dirà Di Maio in un'intervista televisiva. Insomma, forse mi sembra un po' troppo. Mi sembra che il Tempo oggi, in maniera divertente, come si chiama, Chiocci, il direttore del Tempo, abbia fatto un titolo: coca, patatine, gazzosa, come per dire Di Maio torna a fare quello che aveva fatto in gioventù, cioè il bibitaro. Insomma, forse un po' forte come titolo, però è il segno che tutti quanti noi ritorniamo alla nostra, diciamo, condizione infantile in questi casi, mi sembra verosimile. Maroni dice oggi bisogna fare un Gentiloni bis e poi andare a votare. Essendo lui un esponente della Lega, diciamo, moderata, è interessante il suo punto di vista. Il Movimento 5 Stelle, secondo i giornali, oggi avrebbe la possibilità di fare un passo al lato, quello che chiedeva Salvini, per fare un governo appunto di tregua, non gestito dal Presidente ma gestito da Lega e Movimento 5 Stelle. Questo passo al lato sarebbe che, e questa è la novità della giornata, che Di Maio non farebbe più il Presidente del Consiglio, e quindi in questa maniera si potrebbe trovare una soluzione. Martina dice, il segretario del PD, per quello che conta, dice va bene un governo del Presidente, ma intende non quella di Di Maio ma quello di Mattarella. Quindi oggi sono due ipotesi: governo del Presidente di Mattarella, o, se Di Maio veramente scopriamo che farà un passo al lato, la possibilità di un governo che è fatto da Lega e Movimento 5 Stelle, e bisogna vedere lì quale sarà il ruolo di Berlusconi. Questa sera cena a Palazzo Grazioli a Roma tra i leader del centrodestra e vedremo cosa uscirà. Cena dopo l'intervista appunto di Di Maio a Rai 3. Nel frattempo, come sempre, è quasi diventato un gioco leggere quello che scrive Travaglio, lo strillone del Movimento 5 Stelle, sul suo giornale, perché dà un po' il senso di quello che lui vorrebbe che 5 Stelle facesse. Il primo senso che ha dato, ovviamente toppando negli ultimi 60 giorni, è quello di dire quanto è bravo il Movimento 5 Stelle, questo è legittimo, figuratevi un po' voi, io lavoro al giornale, noi pensiamo che sia bravissimo Berlusconi, quindi ognuno ha il suo idolo. Però quello che lui continua a dire da 60 giorni, senza vedere, senza se e senza ma, è che faccia un accordo con il PD. E quindi quando Martina ci sta all'accordo, è un Martina dialogante, inizia a essere magari anche una persona intelligente. Quando Martina non è d'accordo sull'accordo, diventa, come ha scritto ieri e Travaglio, uno su cui è talmente irrilevante che la gente si siede al posto suo al cinema. Oggi con chi ce l'ha Travaglio, come da par suo, cioè con la sua, voglio dire, violenza verbale, che io conosco bene perché mi ha riguardato nel passato? Ecco, vedi, Pennivendoli, non usiamolo, Pennivendoli, non c'ha le sue idee. Quello che io sto semplicemente dicendo è che è di una violenza incredibile. Ha soprannominato, questo gioco di soprannominare le persone è quello dei ragazzini sfigati, secondo me, ma comunque lui considera Salvini il cazzaro verde, e ci può anche stare, almeno non ha giocato sul nome, cosa che lui in genere fa in maniera piuttosto ridicola. Il cazzaro verde però, e qui forse il tema è da affrontare, secondo Travaglio, è quello che avrebbe e sarebbe il più vecchio politico della storia politica italiana, va bene? Perché si è iscritto nel 1990 alla Lega, quindi il fatto solo che lui si è iscritto nel 1990 vuol dire per lui che è un vecchio politico, cioè l'idea di aver fatto militanza da 28 anni in un partito per lui vuol dire essere un vecchio politico, va bene. Allora
non vale nulla, cioè conviene effettivamente che uno domani mattina diventi Presidente del Consiglio, come fa e dice in maniera altrettanto, diciamo, violenta Chiocci, un bibitaro che passa automaticamente dal vendere le bibite allo Stadio San Paolo a poi fare Presidente del Consiglio e andare in giro per il mondo. Va benissimo, io non sono uno di quelli che parla dell'incompetenza, però forse incolpare Salvini, che è dal 90 che è iscritto alla Lega e che quindi è un vecchio politico, mi sembra un po' troppo, così come incolparlo del fatto che sua prima moglie avrebbe ricevuto un lavoro a chiamata dalla giunta Albertini. Ragazzi, siete matti, rompete i coglioni a Salvini perché la prima moglie avrebbe avuto un lavoro a chiamata dalla giunta Albertini. Magari oggi non lavora più per lei, magari guadagnava 4 soldi, magari se lo meritava, magari conosceva Albertini. Tutto questo non è dato sapere, e poi dopo non fai neanche una riga, caro Travaglio, sul fatto che nella casa in cui più o meno Fico passa il suo tempo a Napoli c'è una cameriera a nero pagata 500 euro per lavorare non so quante ore alla settimana, che poi non la paghi Fico, la paghi... Cioè, vale anche questo allora? Perché questo non l'abbiamo citato? Perché la cameriera a nero dell'entourage di Fico non viene citata, mentre il fatto che una persona vicina a Salvini nel passato ha beccato legalmente un lavoro a chiamata di Albertini? Non va bene, perché una cosa è legittima ma può essere sconveniente. Secondo me non è neanche sconveniente che la moglie di Salvini abbia trovato un lavoro nel comune di Milano. E l'altra cosa è soltanto sconveniente ed illegittima. Scusatemi, avere una persona di servizio a nero è illegittimo, anche se è del Papa. Invece, senti, Fico non viene citata, quindi io questo pezzo oggi non l'ho letto. Non voglio dire cosa deve fare lui, ma dico che veramente un po' viene da ridere. Non quanto mi viene da ridere quando leggo su tutti i giornali di oggi, sono fissato su questa cosa, ma vi prego di guardarla con attenzione, la questione del Nobel. Non viene dato il Nobel della letteratura, sostengono tutti, per questa minchiata per cui il fotografo Arnaud avrebbe messo la mano sulla coscia a un'altra, avrebbe detto che è una stupida figa di legno, scusate il termine ma questa è la traduzione, avrebbe molestato i reali. Pensate un po' voi, un fotografo francese che molesta i reali svedesi, cretini, gli danno 4 cazzotti, se neanche il reale svedese, la figlia del reale svedese riesce a difendersi dalle molestie verbali di un fotografo cretino, beh, ma il punto fondamentale è che il fotografo cretino era il marito di una signora che si chiama Frostenson, scusate l'ignoranza, ma è una grandissima poeta, che da quando ha 39 anni è nell'Accademia di Svezia. Quindi secondo voi il fatto che suo marito sia un molestatore è il motivo per il quale non si assegna un premio? Ma prendiamoci per i fondelli, il premio non si assegna perché i 7 premi Nobel negli ultimi 12 anni sono stati svelati prima, e voi direte chi se ne frega, si tratta di un'informazione, un retroscena. No, perché sapete cosa è successo? Quando ha vinto un francese, le scommesse sul francese sono passate le quote da 75 a 1 a 2 a 1, tanto che la società di scommesse cosa ha dovuto fare? La società di scommesse ha dovuto abolire quella scommessa sul vincitore del Nobel della letteratura, cioè ci facevano i soldi sulle scommesse su chi avrebbe vinto il Nobel. Questa è la cosa, questo è lo scandalo. E l'altro scandalo è che la mitica Frostenson, si parla di scandali sessuali, della poetessa, ecco, le grandi campane di Milano, sapete che cosa ha fatto questo Frostenson? Dava i soldi del suo appannaggio, cioè ognuno dei giurati di questa mitica cagata dell'Accademia delle Scienze svedese, uno di questi tromboni, bravi solo a votare le persone politicamente corrette o multiculturali che gli piacevano, avevano un appannaggio per iniziative culturali di 2,6 milioni di euro per progetti culturali. Ebbene, la componente, cioè la lottizzazione di questi 2,6 milioni di euro che competeva alla accademica Frostenson, sapete dove arrivava? All'associazione culturale del marito. Avete capito? Quando rompono le balle sull'Italia, ricordatevi i soldi che davano alla Frostenson, è già questo una specie di, come posso definirlo, vitalizio in vita alla Frostenson, a chi lo girava per progetti culturali fatti dal marito francese. Questo è il tema, non le cagate delle molestie sessuali. Lettera
oggi di una quindicenne al Fatto, stile concertone, in cui dice: sono arrabbiata contro l'Italia, me la sono letta tutta, dice un sacco di cazzo, un sacco di vaffanculo all'Italia, ce l'ha contro i professori che non la difendono dal bullismo, ma che lei in realtà parlano di bullismo, non si è capito se difendono lei o non lei. Ma la cosa incredibile è che non riesco a capire perché cosa è incazzata sta ragazzina di 15 anni. Saprenda, è una ragazzina che forse come tutti i ragazzini a 15 anni possono avere il dente storto. Non mi è sembrata una grande denuncia, diciamo, prima pagina del Fatto, perché no, l'idea è che sono tutti incazzati contro qualcuno. Siamo incazzati contro cosa? Contro la disonestà, contro la scarsa meritocrazia, contro tutte queste belle balle che poi dopo andiamo a vedere che cosa sono. Però se c'è qualcuno che deve essere incazzato oggi, non è la ragazzina di 15 anni, ma è la mamma di Pamela, chiaro? E ai cui funerali, come dicono giustamente oggi Giuli e Zurlo sul giornale e sul Libero, sul Libero, Giuli e Zurlo raccontano di come questa funerale, dopo 96 giorni su un corpo sezionato, dimostri come se ne sono sbattuti di questa situazione. Io sarei incazzato se fossi nella famiglia di Pamela, di quella sinistra chic che ci ha preso per i fondelli, che ha fatto le manifestazioni contro il razzismo e non si è resa conto che la prima e unica vittima è stata una donna italiana massacrata da una banda di mafiosi nigeriani, chiaro, mafiosi nigeriani, e grande partecipazione, diciamo, di popolo al suo funerale, e soltanto di due donne, come nota giustamente Giuli, no? Femminismo, Me Too, tutte ste minchiate, no? Invece quando si tratta di Pamela uccisa dai nigeriani, le uniche donne che si sono presentate sono il sindaco di Roma Raggi, bene ha fatto ad andare Virginia Raggi, e la Meloni. Ultima cosa riguarda questo titolo del Sole 24 Ore di oggi sulle polizze vita. Voi direte di che si tratta, è una cosa molto tecnica, ma sostanzialmente se voi avete una polizza assicurativa addirittura non entra nel vostro testamento, cioè non viene tassata, e anche i suoi rendimenti non vengono tassati annualmente. Insomma, c'ha un'agevolazione fiscale l'idea che ci sia un contenuto assicurativo. La Cassazione ha deciso che un certo tipo di polizze assicurative, le cosiddette unit linked, ma non solo loro, le index linked, cioè quelle polizze assicurative che hanno una componente assicurativa e anche una grande componente, diciamo, di speculazione finanziaria, corretta, cioè sostanzialmente investono su titoli obbligazionari e azionari e su indici, ebbene, questo genere di polizze non può avere nessuna tutela fiscale, non sono impignorabili, non sono esenti dalle tasse di successione. Perché è importante questa piccola cosa? Perché riguarda uno di quei rami in grande crescita dell'industria delle assicurazioni italiane, che vale 24 miliardi. Non sono certo uno sponsor delle assicurazioni, a me ogni tanto mi fanno girare le balle, ma la fine, la tesi di tutta questa vicenda, giustamente titola oggi Il Sole e apre giustamente Il Sole, qual è? Si cerca disperatamente di tassare il tassabile in un paese che trova degli escamotage per mettere dei pezzi al riparo da delle tassazioni eccessive. Beh, insomma, non si riesce mai a eludere l'occhio attento della nostra Cassazione. Insomma, per chi è interessato a queste cose c'è tutto sul Sole 24 Ore, c'è molto anche del giorno dopo sul fondo Elliott, gli americani che conquistano Tim, ma io direi che per oggi è tutto. Vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, e le mie considerazioni sul fondo Elliott che ha conquistato Tim. E poi vedrete, ci sono due pezzi interessanti in giornata che metteremo di Bisignani e di Ruggeri come al solito. Se vi è piaciuta questa zuppa, condividetela. Ciao!